Gaetano alle stelle con picchi mai raggiunti prima. L'intervista a Umberto Diotallevi, titolare dell'impianto di carburante di Ponte Sasso. Balneari di fronte alla regione per dire no alla Bolkestein. Bandiere, striscioni e cartelli in mano con su scritto no alle aste per protestare contro la riforma del governo. Partirà domani mattina il camion carico di medicinali donati per l'Ucraina nelle farmacie di AZ S.p.A. in viaggio per 1600 km volontari del Cibi Club Mattei. Fano TV cambia canale, passa al 19. Da domani nelle Marche sarà necessario risintonizzare il televisore o il digitale terrestre. Tra poco, dopo il telegiornale, torna Primo Cittadino, ospite il sindaco di Monbaroccio, Emanuele Petrucci. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. La comunità di Borgo Santa Maria ha dato l'addio a Marco Ragnetti, il 16enne morto martedì scorso in un tragico incidente stradale. Il giovane si stava recando a scuola in scooter quando si è scontrato con un camion lungo la strada Montefeltro. Il funerale è stato celebrato oggi pomeriggio al Parco dei Tigli proprio per riuscire a contenere le tante persone che hanno voluto dare a Marco l'ultimo saluto. Il 16enne lascia i genitori e la sorella. La famiglia ha deciso di devolvere le offerte a Caritas e Unicef per aiutare i giovani profughi ucraini. Oggi, di fianco alla bara, è stata posizionata la sua bici da corsa e sopra il caschetto con la divisa della società ciclistica Alma Juventus Fano. Al termine del rito funebre, gli amici di Marco hanno fatto volare in cielo dei palloncini bianchi e blu sulle note di Ovunque sarai di Iran. Cambiamo argomento e passiamo al caro metano che ha portato diversi gestori di tutta Italia a chiudere i distributori, visto che per non lavorare in perdita dovrebbero aumentare i prezzi a dismisura. Spiegarci che cosa sta succedendo, oggi è stato il titolare dell'impianto di Ponte Sasso, sentiamo. I veicoli a metano erano particolarmente gettonati proprio perché meno impattanti sulle tasche degli utenti, oltre che meno inquinanti. Ora invece camionisti e automobilisti devono far fronte a una vera stangata che si va ad aggiungere ai rincari delle bollette e delle materie prime. Il prezzo al chilo del metano in certi casi è addirittura quintuplicato rispetto a qualche mese fa. Tra i gestori c'è chi ha deciso di chiudere i battenti a causa dei contratti a prezzo variabile, ma c'è anche chi invece ha deciso di rimanere aperto nonostante le difficoltà. Il costo del metano è aumentato veramente tanto negli ultimi periodi, a partire da fine dell'estate dello scorso anno, e ad oggi ha raggiunto picchi e livelli mai raggiunti prima. Insomma. Basti pensare che la prima settimana di marzo, con lo scoppio degli eventi che abbiamo visto in Russia e Ucraina, il prezzo del metano alla borsa di Amsterdam ha raggiunto valori anche di 340 euro per megawatt. Sono numeri spropositati, ha proseguito Umberto Diotallevi, che ci ha spiegato il motivo della differenza di prezzo, a volte notevole, tra i vari distributori. Diverse situazioni di prezzo sono legate alle diverse situazioni contrattuali. Innanzitutto la prima grossa differenza è il metano liquido dal metano da tubo, è la prima grande scrematura, la prima grande discriminante. Poi per quanto riguarda il metano da tubo, generalmente abbiamo diverse tipologie contrattuali e diverse formule contrattuali. Questo genera tutta una serie di situazioni per cui ogni gestore vive una situazione sua, e quindi può ogni proprietario, perché il gestore di per sé non può incidere più di tanto sul prezzo finale. Quindi ogni proprietario vive una situazione di prezzo di acquisto e di conseguenza si regola in maniera autonoma sul prezzo da applicare alla pompa. Mi auguro, ha aggiunto il titolare dell'impianto di Ponte Sasso, di riuscire ad andare avanti aspettando tempi migliori. Con questa situazione di prezzi ad oggi, per tutto il mese di marzo, visto la nostra particolare situazione, riusciamo a restare aperti e comunque mantenere un prezzo, diciamo, abbastanza relativamente competitivo per un metano liquido. Per quanto riguarda invece il prezzo che avremo nel mese di aprile, non lo so, ma visto l'andamento delle chiusure della borsa di Amsterdam, temo proprio che sarà abbastanza improponibile vendere metano. Non staremo chiusi perché siamo un impianto policarburanti
quindi abbiamo benzina, GPL e gasolio, però mi rendo conto che la parte del metano lavorerà sicuramente molto poco, anche la parte relativa ai camion. Ora si auspica un intervento decisivo da parte del governo. Speriamo insomma che lo Stato sappia mettere, diciamo, dei paletti a questo andamento ballerino della borsa o comunque, diciamo, dei prezzi, e mi auguro con tutto il cuore, insomma, che vadano a finire tutte quelle situazioni, diciamo, di guerra che si stanno creando in Ucraina e Russia, che stanno in qualche modo scombussolando un po' tutta la vita di tutti. E c'è preoccupazione anche per il futuro delle concessioni balneari. Oggi alcuni imprenditori hanno inscenato un sit-in di fronte al Palazzo della Regione ad Ancona per protestare contro la riforma del governo. Il presidente Francesco Acquaroli si impegnerà a chiedere la mappatura nazionale delle aree demaniali, perché senza verifica, ha dichiarato questa mattina, l'applicazione della direttiva Bolkestein sarebbe una forzatura. Con l'acqua alla gola per colpa dello Stato è una delle frasi riportate negli striscioni affissi di fronte a Palazzo Leopardi, sede della Regione, per ribadire la contrarietà alle aste. I balneari continuano a protestare contro la rivoluzione annunciata dal governo sulle concessioni demaniali, futuro a rischio, investimenti azzerati e migliaia di imprese, di cui la maggior parte a conduzione familiare, che avrà durissime conseguenze economiche e sociali. Queste imprese, ha commentato il capogruppo di Fratelli d'Italia al Consiglio regionale Carlo Ciccoli, presente al sit-in, dall'oggi al domani si vedranno sottratti gli sforzi compiuti per anni per rivalutare le nostre coste e fornire un servizio professionale. Con la messa all'asta delle concessioni dal 1 gennaio 2024, ha proseguito, si certifica il fallimento della politica italiana di questi ultimi anni. Nelle Marche sono oltre 550 le imprese balneari attive che danno lavoro a più di 2.800 addetti, con migliaia di altri posti di lavoro nell'indotto. Ad incontrare manifestanti anche il governatore Francesco Acquaroli, a cui i balneari hanno chiesto sostegno. Intorno al turismo balneare si è sviluppata un'eccellenza che coinvolge le imprese che gestiscono le aree demaniali, e un'eccellenza che però si riversa sul territorio con il coinvolgimento dei territori e di tutte le filiere. Penso a quelle enogastronomiche, ma non solo quelle enogastronomiche. Il timore è che il cambio al timone di queste imprese possa portare delle logiche che nulla hanno a che vedere con il nostro territorio, che nulla hanno a che vedere con la nostra storia, con la nostra dimensione, con la nostra cultura, con la nostra economia. E come è successo in altre epoche, per altri settori, si rischia veramente di fare dell'autolesionismo alla Regione Marche, ma a un comparto che invece è un comparto trainante in Italia. Cosa può fare la Regione Marche? La Regione Marche può, coerentemente alla sua posizione, essere vicino a queste imprese e ricordare nelle sedi competenti, che sono quelle delle conferenze delle regioni, quella che potrebbe essere una soluzione, cioè chiedere la mappatura delle aree demaniali e verificare i requisiti per l'applicazione della Bolkestein, che è, o dovrebbe essere, il requisito essenziale per poter poi parlare di aste. Se non c'è questa mappatura, ci risulterebbe essere una forzatura che sottintende una natura di altro genere. Pregare tutti i giorni per la pace fino alla fine della guerra, è questo l'intento della parrocchia Santa Maria Goretti, che ha deciso di organizzare il Santo Rosario nel santuario Mariano di Treponti a Fano, Madonna della Colonna, da lunedì al sabato alle ore 17 e la domenica alle 9:30. Partirà domani per la Polonia il camion con i medicinali acquistati nelle farmacie di ASET. Grazie alle tante donazioni sono stati raccolti migliaia di prodotti per un valore di quasi 35.000 euro da destinare alla popolazione ucraina. Oltre 6.300 prodotti raccolti in meno di una settimana nelle 7 farmacie gestite da ASET S.p.A. Cittadini, associazioni e aziende locali hanno dimostrato un grande spirito di solidarietà verso il popolo ucraino, partecipando in massa alla raccolta di prodotti farmaceutici organizzata dalla società dei servizi. Per ogni prodotto di primo soccorso che i clienti hanno deciso di donare, la farmacia comunale ne ha aggiunto uno identico, raddoppiando di fatto la donazione. Presidente, possiamo dire un ottimo risultato? Sì, al di sopra delle nostre aspettative, perché non pensavamo, insomma, di racimolare sui quasi 35.000 euro di farmaci in un momento come questo. Invece c'è stato un gran afflusso da parte della gente comune, ci sono state delle belle risposte da parte di qualche azienda, nostri fornitori.
e anche di alcune associazioni che si sono prestate in maniera molto, molto seriosa e molto insomma, disinteressata a questo genere di iniziativa. Noi abbiamo garantito la raccolta dei medicinali, ha proseguito Paolo Reginelli, ma ora ASET si affida al CB Club Mattei di Fano. Infatti domani intorno alle 10.30 i volontari di protezione civile partiranno per un viaggio di 1680 km, attraverseranno Austria e Repubblica Ceca fino a raggiungere la città di Zamosk, nella Polonia sud-orientale, dove i prossimi giorni incontreranno i referenti del Rotary locale, i quali provvederanno a consegnare gli articoli in Ucraina attraverso i corridoi umanitari. Ci sarà questo pulmino carico di medicinali che verrà portato in Polonia alla frontiera e poi lì verrà distribuito praticamente alle autorità competenti, in modo da avere una parte importante per chi arriva come profugo e in parte penso che debba essere inviata anche all'Ucraina, quindi a coloro che hanno problemi in questo momento nei vari ospedali o centri per le medicazioni e tutto il resto. Sulle terme di Carignano un silenzio assordante, così Beatrice Morbidoni, presidente del comitato che da anni si batte per la riapertura. Niente si sta muovendo, ha riferito Beatrice, e anzi, come in tanti mi hanno riferito, ci sono dei problemi che devono essere risolti. Giunti a questo punto chiedo io a nome di tutti delle spiegazioni plausibili e delle informazioni chiare che invece non vengono fornite. Ciò che mi domando, ha aggiunto la presidente, è da chi è dovuto questo ritardo pauroso nella presentazione del progetto, se da parte della proprietà o della politica. Mi sono veramente stancata di essere presa in giro, ha concluso Morbidoni. Basta fare una passeggiata in prossimità delle terme e vedere che tutto è lasciato all'abbandono e in stato di degrado. Torniamo a parlare della salvaguardia dei lecci in piazza Marcolini a Fano, perché in vista del restyling il comune avvia l'indagine che aveva annunciato sulle radici delle piante. Per eseguire queste operazioni il parcheggio verrà chiuso in due tempi e tratti diversi. Domani e mercoledì sarà istituito il divieto di sosta a lato mare, mentre giovedì e venerdì lato monte. L'intervento, per un totale di 3.300 euro, consisterà nella rimozione dell'asfalto in corrispondenza delle radici degli alberi interessati attraverso un escavatore e una pala meccanica. Dopo l'ispezione verrà realizzata la posa di stabilizzato per riempire gli scavi effettuati e verrà sistemato il piano carrabile. Si concluderanno entro Pasqua invece i lavori avviati lungo la scarpata a ridosso dei binari all'Arzilla di Fano. Nel progetto di riqualificazione è previsto anche l'ampliamento dello spazio dedicato a ciclisti e pedoni, lasciando tutte le piante esistenti. Assessore, da circa una settimana sono iniziati i lavori lungo la scarpata, anche in questo caso una risposta importante è data alla città. Sì, sono iniziati appunto da una settimana e dureranno un mesetto circa, proprio per cercare di non intralciare quello che sarà poi il lavoro estivo degli stabilimenti. Questo ricordo che è un lavoro che è stato reso possibile grazie alla collaborazione preziosa delle Ferrovie dello Stato, che si sono messe a disposizione con un consolidamento della scarpata, quindi con un muretto di elementi di calcestruzzo che poi diventerà un muretto fiorito, abbellito con della vegetazione, ma anche con un intervento delle scuole dell'Istituto Apolloni che lo colorerà, quindi vedrete che ci saranno anche delle sorprese, perché quando vogliamo migliorare la vivibilità di un posto siamo in tanti ad interagire. I lavori stanno procedendo con grande velocità, quindi sono molto contenta. Gli stabilimenti sono stati con me dalla prima ora, così come le associazioni di categoria. Abbiamo costituito proprio un tavolo per cercare di, appunto, ecco, di non creare problemi, ma di costruire dei vantaggi come quelli che ci saranno, e quindi andiamo avanti cercando di mantenere i tempi che ci siamo dati. Sarà un punto di riferimento per le Marche il nuovo servizio attivato al Pari Centro a Fano, dedicato alle persone discriminate per la sessualità e l'identità di genere. Grazie a un progetto finanziato dall'UNAR con il contributo del Dipartimento delle Pari Opportunità, è stato avviato uno sportello di ascolto aperto 5 giorni a settimana con una linea telefonica H24 a supporto delle vittime. Inoltre verrà offerta una formazione sul tema a volontari, associazioni ed enti pubblici, sia per abbattere i pregiudizi, sia per promuovere un linguaggio più consono. Le associazioni che hanno lavorato insieme al Comune per questo progetto metteranno in campo anche delle iniziative di sensibilizzazione, come la presentazione di libri o la proiezione di film. Le discriminazioni, hanno spiegato oggi in conferenza stampa, sono quotidiane e spesso nascoste tra le mura di casa.
Foto esclusive, attrezzature di un tempo, modellini di barche e spaccati di vita marinara. È la mostra permanente organizzata da Porto Futuro, allestita nella sede dell'associazione Il Ridosso a Fano. L'esposizione rimane aperta su prenotazione, ma sentiamo tutti i dettagli nel servizio curato da Filippo Pucci. Si intitola Il mare, il porto e le sue genti, la mostra allestita all'interno della sede dell'associazione Il Ridosso in via Puccini 22 in zona Lido a Fano. L'appuntamento, organizzato da Porto Futuro, ha come punto focale quello di portare il fanese o anche il singolo curioso alla scoperta della storia della marineria fanese. A curare nei dettagli la mostra, ex marinai ed ex pescatori, o comunemente chiamati i lupi di mare. Il Ridosso è un'associazione nata nel 1999, allora per aiutare i bambini di Chernobyl. Poi siamo passati ad aiutare i marinai bisognosi. È proprio in quel contesto che abbiamo cominciato a raccogliere le testimonianze di questi marinai. Abbiamo delle foto, dei documenti che diciamo dimostrano l'excursus della realizzazione di quello che è il porto di oggi, quindi immagini del 1200, quando c'era già il canale, però non c'era il porto, fino al momento della costruzione della darsena borghese e poi all'ampliamento del porto negli anni 90, quando fu realizzata porto turistico insieme al porto peschereccio che noi abbiamo, e poi sono stati successivamente riposizionati anche i quadri, i veri trabucchi. Un viaggio attraverso la vita marinara d'un tempo, le attività della pesca e le attrezzature usate in quell'epoca come reti e cesti, e poi non manca l'amore e la passione per il mare e per il proprio lavoro. Dobbiamo far capire a quelli, ai cittadini, alle persone che studiano la storia della marineria, qual è e da dove noi siamo venuti, per far capire perché siamo andati in quella direzione. Ma non solo, anche modellini di imbarcazioni, quadri, fotografie esclusive della zona e stampe raffiguranti famiglie originarie del porto. Le reti venivano fatte a mano una volta, fino quasi a metà anni 50 del Novecento. Questa è la famosa linguetta, questa di legno, anche questa era fatta di legno, veniva fatta artigianalmente, serviva per riempita con del filo di canapa ai tempi, e serviva per le reti. Poi abbiamo anche qualcosa di attrezzatura navale, abbiamo delle attrezzature dei famosi calafati o artigiani e costruttori navali, e cerchiamo di non far dimenticare questa importantissima cultura marinara. La mostra permanente è ad ingresso gratuito, ma è necessaria la prenotazione scrivendo ai contatti social di Porto Futuro oppure a questo indirizzo email. Questo progetto nasce dalla voglia delle entrambe le associazioni di riportare le persone di Fano a far conoscere il porto, a far conoscere la storia del porto di Fano. Questo avverrà attraverso diversi sottoprogetti, tra cui anche l'incontro di oggi con l'associazione Ridosso. Dopo questo ci saranno anche tanti altri progetti che ovviamente prevederanno l'insieme di dei giovani con gli adulti. Quindi faremo un prossimo incontro dove ci saranno i bambini, il consiglio dei bambini di Fano, del comune di Fano, e li metteremo insieme alle associazioni di categoria, alle associazioni come il Ridosso, di modo che da questa unione avremo tante idee da portare avanti nei prossimi progetti. Sabato ha fatto la sua prima uscita nel mare di Fano il battello Pelican, infatti grazie alla raccolta fondi Blue Crowdfunding, che ha raggiunto la cifra di oltre 41.000 euro, sono state avviate le azioni di bonifica e di pulizia dei mari in quei porti e fasce costiere a ridosso di centri urbani di interesse turistico: Fano, Senigallia, Civitanova Marche e la Riviera del Conero. Le operazioni sono state affidate alla Garbage Group, una realtà marchigiana che con il suo battello ecologico, insieme ad alcuni sommozzatori,
lavori, ha ripulito gli specchi d'acqua del porto e della darsena da rifiuti solidi galleggianti, in particolare plastica, da quelli semisommersi e oleosi. Ieri mattina invece il progetto pilota Mare Circolare è proseguito con la pulizia delle spiagge insieme ad alcune associazioni del territorio e a diversi fanesi che hanno partecipato a titolo individuale. E vi ricordo che Fanu TV cambia canale da domani 15 marzo, passerà sul 19, sarà dunque necessaria la risintonizzazione del televisore o del decoder per continuare a vedere la nostra emittente. E allora ci fermiamo per le previsioni del tempo e poi torniamo in diretta per una nuova puntata di Primo Cittadino. Sta raggiungendo i nostri studi Emanuele Petrucci, sindaco di Monbaroccio. Allora ci fermiamo per qualche istante e poi torniamo in diretta tra poco.